Ciao a tutti, ragazzi, un altro tutorial che mi è stato richiesto proprio da voi, da un ragazzo giovane, non faccio il nome, non voglio fare nomi, ma se andate a vedere sui commenti che ci sono stati, che sono sullo storico. Allora, mi chiede, conta da Braccialetti Rossi, se ve la ricordate, Francesco Facchinetti, non sapevo nemmeno che fosse Francesco Facchinetti, perdonami. Che fosse la sua voce, che fosse lui, e che quindi praticamente ho poi letto tutta la storia e ho visto che è un suo amico, un attore di quelli che ha fatto Braccialetti Rossi, ha scritto questa canzone, mi sembra che sia il paroliere della canzone, e Francesco Facchinetti gli ha fatto praticamente le musiche. Dovrebbe essere così, oppure viceversa. Forse le parole le ha messe Facchinetti e l'attore ha messo la musica, o viceversa, comunque. Comunque i due autori sono loro. Serie fortunatissima, lo sappiamo benissimo, Braccialetti Rossi è stato veramente una cosa fantastica, una serie TV bellissima, a puntate, molto 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 bella, una fiction molto molto bella. Davvero, un po' struggente, in certe puntate un po' struggente, che toccava il cuore, però molto 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 bella. Allora, passiamo agli accordi. Gli accordi della canzone non sono difficili. Do, fa. Calcolate che la canzone originale è in si maggiore. Non si poteva neanche si e ma e mi, si e mi. Non si poteva neanche pensare di poter suonare una canzone con questi accordi. Io me l'ho spostata un mezzo tono più in alto, viene un po' picchettino più difficile da cantare, perché giustamente si è alzata ancora di più, già è alta in si maggiore, in do ancora più alta, però perlomeno abbiamo degli accordi potabili, abbiamo degli accordi un po' più facili, insomma. Se volete, mi sta venendo un'idea, se volete cantarla come la faceva in originale, potete scordare la chitarra di mezzo tono. Qui il barré quello mobile purtroppo non ci serve, a meno che non lo mettiamo da queste parti, ma poi la chitarra diventa troppo acuta da suonare. O se no, fate gli accordi come l'ho fatto io, do e fa, ok. Ve li dico tutti. C'è un do, un fa, un la minore, un re minore, un sol, e l'accordo, e la canzone, gli accordi della canzone sono tutti qui. Do, fa, ve li ripeto, do, fa, sol, un la minore e un re minore. Al fondo, per ben due volte, quando lui dice che forse io non piango nemmeno, quando finisce proprio il ritornello che facevo. Forse io non piango nemmeno. Ecco, le ultime due, invece di usare il fa, il ritornello sempre con il fa, lui alla fine usa un sol diesis. Mi metterò la figurina qua di fianco, e comunque di questo sol diesis, è in quarta posizione, è un sol col barré spostato di mezzo tono più giù, in quarta posizione. Tra la terza e la quinta, dove abbiamo un la, saliamo di mezzo tono, divento la bemolle. O sol diesis, quarta posizione, vi metterò la figurina qua sopra, per ben due volte. Forse io non piango nemmeno, forse io non piango. Poi si ferma e fa più e chiude in do, ok? E poi gridano tutti insieme: Watanka! Era il loro grido di forza, no? Watanka. Il tempo, un quattro quarti, il ritmo. Sarebbe così il ritmo di rock, quindi tutte pennate in giù, se volete. Vedete che fa, che forse io non piango nemmeno. Però, alla fine, come dico sempre, nei rock, partiamo con la velocità di 140 e poi scendiamo a 130, 120, si scende sempre di più perché il braccio, la mano e il polso da questa parte si stancano. Allora, che cosa facciamo? Usiamo la pennata giù su, giù su, giù su, giù su, giù su. Vedete che si riesce a tenere molto molto meglio,
senza far decadere in basso la velocità. Quindi conta, qui tutto pennato in giù, conta la voce più sottile di chi vorrebbe dire ma. Anzi, io direi che alla fine, all'inizio, proprio la strofa, conta la voce più sottile di chi vorrebbe dire ma, sfuma nel rumore. Poi qui comincia to, 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 to. Conta te. Ecco, quindi io direi proprio ta 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 ta. Giù su, giù su, giù su, giù su. Secondo me è la cosa migliore, il ritmo si può tenere in questo modo qua. Ok ragazzi, ritmo suggerito, accordi detti, andiamo al play della canzone. Ci vediamo fra bellissimi 12 secondi. Ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, esecuzione di Conta, Francesco Facchinetti da la serie Braccialetti Rossi. Conta la voce più sottile di chi vorrebbe dire ma, sfuma nel rumore. Testa ed il cappello, l'intelligenza è bello e chi ti sa mischiare. Da la firma e le parole di chi ne ha una sola e sa da che parte stare. Dimmi chi conta davvero, almeno che forse mi addormento. Dimmi chi conta davvero adesso che ho un braccialetto rosso anch'io. Conta che quel giorno c'eri tu quando mi hanno detto questo è fondo e il fondo era più giù. Conta il tuo sorriso faccia al mio quando tu mi dai la mano, posso un braccialetto anch'io, ho un braccialetto rosso anch'io. Conta chi lucida le foglie, chi aspetta e le raccoglie e bagna le radici. Canto della luna che approva da lontano tutto questo amore. Conta che quel giorno c'eri tu quando mi hanno detto questo in fondo e in fondo era più giù. Conta il tuo sorriso in faccia al mio quando tu mi dai la mano, posto un braccialetto anch'io, restami pure vicino, restami pure vicino, che forse io forse più meno, che forse io non canto nemmeno, che forse io non canto nemmeno, che forse io non Watanka! Ok, ragazzi, qualche errorino c'è stato, qualche errorino, mi tolgo la cuffia. Qualche errorino c'è stato, specialmente nel cambio degli accordi, ma comunque, scusatemi, taglierò via questo pezzo.
Nel cambio degli accordi, ogni tanto qualche accordo l'ho sbagliato, ma comunque vi metterò come al solito il foglio qui di fianco a me, mentre va la canzone, con gli accordi scritti sotto. Se avete dei problemi, se avete dei problemi, me lo fate sapere e io vi mando eventualmente il foglio con gli accordi sotto o sopra, come preferite, me lo scrivete nei commenti, se volete gli accordi sotto o sopra, io ve li mando senza problemi, ok? Ci sono dei cambi repentini di accordi, tipo quando fa questo qui, questo io che faccio in questo modo qua, è un fa, ragazzi, quando faccio questa cosa qui, non è un do, è un fa, con il piccolo barré qui sotto, ecco, io il fa per fare una cosa, per non fare questo barré qua, ok, per non fare questo barré qua, faccio questo qui sotto così, piccolino, no, col fa, con l'accordo di fa montato. Ecco, ci sono questi cambi repentini. Ecco perché io faccio questo fa qua, perché questo qui mi verrebbe un pochettino difficile da fare. Ecco, ci sono questi cambi repentini di accordi, ma comunque poi tutta la canzone do fa è un rock and roll, questo è un rock, questo è un pezzo di rock. Veramente molto 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 bello. Tenete conto che io l'ho rallentato perché come l'ha fatto Francesco Facchinetti è veramente veramente veloce. Io me lo sono rallentato un pochettino perché sennò diventava troppo difficile da cantare, ma soprattutto diventava difficile da suonare. Quindi, anche se poi lo volete copiare come l'ho fatta io, potete accelerarvelo. Poi questa canzone potete accelerarvela quanto volete, potete farla veloce come la faceva lui, potete farla addirittura più veloce, potete fare come volete, però sappiate che vi mangiate poi le parole quando è ora di cantarla e specialmente il cambio degli accordi. Ancora una cosa, il finale, che forse io non canto nemmeno, sono un fa, forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno. All'ultimo, le ultime due volte che dice che forse io non piango nemmeno, l'ho ascoltata e riascoltata mille volte, fa un accordo stranissimo, fa... Ok, ragazzi, qualche errorino c'è stato, qualche errorino, mi tolgo la cuffia. Qualche errorino c'è stato, specialmente nel cambio degli accordi. Nel cambio degli accordi, ogni tanto qualche accordo l'ho sbagliato, ma comunque vi metterò come al solito il foglio qui di fianco a me, mentre va la canzone, con gli accordi scritti sotto. Se avete dei problemi, me lo fate sapere e io vi mando eventualmente il foglio con gli accordi sotto o sopra, come preferite, me lo scrivete nei commenti, se volete gli accordi sotto o sopra, io ve li mando senza problemi, ok? Ci sono dei cambi repentini di accordi, tipo quando fa questo qui, questo io che faccio in questo modo qua, è un fa, ragazzi, quando faccio questa cosa qui, non è un do, è un fa, con il piccolo barré qui sotto, ecco, io il fa per fare una cosa, per non fare questo barré qua, ok? Per non fare questo barré qua, faccio questo qui sotto così, piccolino, no, col fa, con l'accordo di fa montato. Ecco, ci sono questi cambi repentini. Ecco perché io faccio questo fa qua, perché questo qui mi verrebbe un pochettino difficile da fare. Ecco, ci sono questi cambi repentini di accordi, ma comunque poi tutta la canzone do fa è un rock and roll, è un rock, questo è un pezzo di rock. Veramente molto 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 bello. Tenete conto che io l'ho rallentato perché come l'ha fatto Francesco Facchinetti è veramente veramente veloce. Io me lo sono rallentato un pochettino perché sennò diventava troppo difficile da cantare, ma soprattutto diventava difficile da suonare. Quindi, anche se poi lo volete copiare come l'ho fatta io, potete accelerarvelo. Poi questa canzone potete accelerarvela quanto volete, potete farla veloce come la faceva lui, potete farla addirittura più veloce, potete fare come volete, però
sappiate che vi mangiate poi le parole quando è ora di cantarla, e specialmente il cambio degli accordi. Ancora una cosa, il finale, che forse io non piango nemmeno, forse io non piango nemmeno. All'ultimo, le ultime due volte che dici che forse io non piango nemmeno, l'ho ascoltata e riascoltata mille volte, fa un accordo stranissimo, fa un sol diesis, che forse io non piango nemmeno, è proprio voluto quel fa diesis, quel sol diesis, scusate, sol diesis è in quarta posizione invece di farlo in terza, che è un sol, è in quarta, e in quinta abbiamo un la, quindi tra il la e il sol abbiamo il sol diesis oppure la bemolle, ok? E lui fa proprio questo lavoro qua. Qui si ferma e poi dice più, che forse io non piango più, e chiude in do, ok? Quindi c'è sempre che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno, e fa sempre che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno, e poi che forse, qui fa questo sol diesis, che forse io non piango nemmeno, che forse io non piango nemmeno, forse io non piango più, e chiude così. La canzone chiude così. Ok, direi che possiamo sentirci e vederci al prossimo tutorial. Conta, braccialetti, fanno vedere i braccialetti rossi, io non ho il braccialetto rosso, portate pazienza, mi fanno vedere tutti così, braccialetti rossi, fanno vedere tutti i braccialetti rossi, nella fiction e anche nella presentazione della canzone, del video originale che ha messo Francesco Facchinetti su YouTube. Ciao ragazzi, al prossimo tutorial, ci vediamo e ci sentiamo. Buon divertimento a tutti e buone suonate. Ciao, sono di nuovo qui. Volevo ringraziarti innanzitutto per essere arrivato fino a questo livello del video e quindi aspettare fino alla fine, e ti ringrazio tantissimo. Poi volevo darti due consigli. Uno è di vedere questo video, l'ultimo video che ho appena pubblicato sul canale, e l'altro è la playlist inerente ai video che hai appena visto, guardato. Ci vediamo alla prossima pubblicazione di un video sul mio canale. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.